Allora, ben collegati a tutti, studierete, o forse l'avete già studiato, l'importanza che nella nostra vita democratica ha la Corte Costituzionale, per la nostra Costituzione o per la nostra vita democratica, per la nostra vita personale. E abbiamo l'onore, appunto, dopo aver trattato il tema della medicina, della scienza, con il professor Prosperi, il tema dell'economia nel periodo post-Covid, col professor Giorgio Vittarini, di avere il professor Luca Antonini, appunto, che ci tratta il tema diritti e doveri nel mondo che cambia, un tema attualissimo per la vita di ciascuno di noi, attualissimo anche per la vostra condizione di maturandi, se dovete fare una materia cittadinanza e costituzione, un tema ancora più attuale per il momento in cui viviamo. Io darei subito la parola al professor Antonini, ringraziandolo ancora una volta per la sua presenza, per la sua partecipazione. L'incontro, come sapete, si svolgerà sempre con la relazione di tre quarti d'ora del professor Antonini, dopodiché spazio per domande. Le domande scrivetele sulla chat e poi verranno raccolte e fatte dal professor Mereghetti. Non lo potete fare voi direttamente, abbiamo usato questo metodo perché, appunto, come alcuni di voi sanno, perché erano presenti, appunto, per ovviare all'inconveniente che era venuto. L'attestato di partecipazione al credito formativo potete richiederlo, lo dirò anche alla fine degli incontri. Questo è il terzo incontro, poi daremo ulteriore avviso sia per l'attestato del credito formativo sia per quelle scuole che hanno fatto richiesta del PCTO. Adesso, ringraziando, lascio la parola al professor Antonini. Grazie a voi, chiedo innanzitutto se si sente correttamente, perché non sto usando le cuffie, se tutti sentite bene, perfetto. Allora, diritti e doveri all'interno di un mondo che cambia. Un titolo che ho voluto suggerire perché mi sembra particolarmente interessante nel contesto in cui ci troviamo a vivere. E inizio così proponendovi questo breve scritto, poche righe, che Hannah Arendt utilizza in una lezione che fa all'Università della California nel 1955 e dice così, è un pezzo che mi è molto caro: il deserto avanza e il deserto è il mondo nella cui congiuntura ci muoviamo. Il rischio è che diventiamo veri abitatori del deserto e che lì ci sentiamo a casa. L'altro grande rischio è dovuto alla possibilità di tempeste di sabbia. Queste frasi qualcuno avrà riconosciuto già, gli studenti, chi studia filosofia, il deserto avanza, era l'espressione che usava Nietzsche nello Zarathustra. Dopo aver prefigurato la morte di Dio, il deserto avanza era il mondo che stava smarrendo progressivamente il significato della vita, delle cose. E Hannah Arendt quindi riprende questa espressione e imputa così a Nietzsche, che si era accorto del deserto che avanzava, di non avere fatto nulla per cercare di uscire da questo deserto. E così, dice Hannah Arendt, tu sei rimasto, Nietzsche, vittima della tua intuizione più terribile, cioè non hai fatto nulla per cercare di uscire dal deserto. Ecco, io credo che questa metafora che utilizza Hannah sia estremamente significativa oggi. Pensate alle tempeste di sabbia, il rischio delle tempeste di sabbia. Come sapete, le tempeste di sabbia dentro i deserti sono dei fenomeni catastrofici. È facilissimo morire dentro una tempesta di sabbia, si oscura, tutto diventa nero, la sabbia arriva a velocità fortissime e ferisce gli occhi, non si può respirare. Beh, la pandemia che stiamo attraversando può essere definita come una tempesta di sabbia. Il deserto avanza. Allora qual è il rischio, dice Hannah Arendt? Oltre al rischio delle tempeste di sabbia, è che noi diventiamo abitatori del deserto, cioè ci abituiamo al deserto, diventiamo dei cinici come quei cinici
piccoli animaletti che riescono a sopravvivere nel deserto, indifferenti all'ostilità del clima che si è creato. A me questa immagine che usa Narev colpisce tantissimo, perché capisco che questo è un rischio sottile e che rischiamo veramente di correre oggi. E allora io penso che sia utile cercare di identificare degli anticorpi a questa triste possibilità, cioè diventare abitatori del deserto. Io credo che l'anticorpo principale oggi noi possiamo definirlo con la parola responsabilità. La responsabilità è il grande antidoto che impedisce di diventare abitatori del deserto e di sentirci a casa, perché questa è la cosa più grave, di sentirci a casa lì, cioè non fare nulla per cercare di uscirne. E allora vengo al mondo che cambia. Pensiamo all'attuale pandemia, ai quali grandissimi problemi in tutto il mondo si sono verificati anche dal punto di vista giuridico. Per esempio, soprattutto l'anno scorso, quando la pandemia ci aveva colto il mondo di sorpresa e c'erano pochi posti nelle terapie intensive, si è cominciato a porre il problema: ma visto che i posti nelle terapie intensive sono pochi, chi è che dobbiamo salvare? A chi dobbiamo riservare questi posti? E capite che quel problema è diventato estremamente drammatico, estremamente grave. Allora si è detto, i più giovani. E poi se i posti nelle terapie intensive fossero pochi, i più giovani, fra i giovani dovremmo selezionare quelli che hanno maggiori speranze di vita, cioè quelli che possono sopravvivere, e quindi escludere gli altri. E quindi noi gli anziani, non dobbiamo salvare i giovani che hanno poche possibilità di vita perché hanno altre patologie, dobbiamo riservare le terapie intensive ai giovani con alte possibilità di vita. Ecco, proviamo a confrontarci con questa soluzione. Vi sentite a casa rispetto a questa soluzione? Va bene che noi sacrifichiamo le persone che hanno meno possibilità di vita e quindi che sacrifichiamo le persone più fragili, le persone più indifese, gli anziani, i giovani ammalati? Però pensate se ci possiamo sentire a casa dentro questo ragionamento. Allora, per farvi capire qual è la conseguenza del sentirsi a casa dentro questo ragionamento, voglio citarvi un film che magari voi tutti avete anche già visto, che si intitola Opera senza autore. È un film straordinario che vale sicuramente la pena di vedere, perché racconta la storia vera che si svolge durante il periodo nazista di Kurt Barnett, che è un ragazzo giovane che poi diventerà un famoso pittore, un famoso pittore e scultore, un famoso artista diventerà. Qual è la sua storia? Lui ha una sorella, stiamo in epoca appunto in cui si sta affermando il nazismo, lui ha una sorella bellissima e eccezionalmente intelligente, però come capita a queste intelligenze particolari ed eccezionali ha anche dei segni di follia. E questa follia inizia a manifestarsi in alcuni episodi. A questo punto cosa succede? Che i genitori di questa ragazza se ne accorgono e la denunciano alle autorità, ai medici. I medici immediatamente segnalano però la cosa alle autorità del nazismo, autorità naziste. Le autorità cosa fanno? La imprigionano immediatamente, perché secondo l'ideologia nazista ai folli bisognava impedire di riprodursi, cioè i folli non potevano riprodursi per non inquinare la purità della razza nazista. E quindi lei viene internata in un ospedale e dove viene sottoposta alla sterilizzazione, perché lei non aveva il diritto di riprodursi, perché avrebbe inquinato la purità della razza nazista. Poi e la storia va avanti mostrando che la Germania entra in guerra e ci sono tanti soldati che hanno bisogno degli ospedali. Allora a questo punto il film descrive una grande riunione dei gerarchi nazisti
dove si fa questo ragionamento: ma noi abbiamo limitati i posti letto negli ospedali, perché dobbiamo sprecare un posto letto, tenere per lì dentro questi letti una vita completamente inutile come quella di un folle? Questo è un posto che va lasciato ai soldati nazisti, che si stanno difendendo la patria. Per loro è utile, non è un posto sprecato. E capite, allora decidono, il film mostra drammaticamente questa, viene presa la decisione di lo sterminio dei folli. Cioè, i folli in Germania vengono sterminati, perché è inutile, è assolutamente inutile. Allora torniamo al caso che vi ho fatto. Ma è giusto selezionare i posti delle terapie intensive dicendo i vecchi non li curiamo, o chi è già ammalato non lo curiamo e curiamo solo i giovani con alte speranze di vita e gli altri li lasciamo morire? Beh, capite? No, assolutamente no. Non sarebbe assolutamente compatibile con la nostra Costituzione una decisione di questo genere. E uno dice, ma come si fa? Ma certo che c'è un modo con cui, come si fa, capite? Non è che possiamo rassegnarci a diventare abitatori del deserto. In questo caso diventare abitatori del deserto vorrebbe dire, vabbè, ma se i posti sono pochi che devi fare? No. Ci si può dire, ma scusa, se i posti sono pochi, ma allora perché non si aumentano? Perché le risorse non si usano, per esempio, per la sanità, piuttosto che usarle per altre cose assolutamente magari inutili o che non hanno lo stesso livello di priorità? Per esempio, quanti tagli anche nel nostro paese sono stati fatti sulla spesa sanitaria? E oggi ci accorgiamo che non erano magari corretti, che non era opportuno fare quei tagli. La pandemia dimostra che. Beh, allora la Costituzione italiana ci dice, per esempio, non si può fare, questo non si può fare. E capite che questa diventa un paradigma dell'assunzione della responsabilità, un modo con cui, per esempio, noi in questa pandemia non possiamo rassegnarci a dire, vabbè, allora è stato giusto tagliare la sanità, si possono ridurre le risorse della sanità e metterle in altre cose, meno che non hanno meno, che hanno meno priorità. Ecco, questa la Costituzione impedisce di fare. E allora la responsabilità. Io credo che questa pandemia che stiamo attraversando sia un tempo di grande responsabilità. Che la parola che viene evocata per non diventare abitatori del deserto, cioè rassegnarci per esempio a queste conclusioni, capite? Con troppa facilità, tante volte anche sui mass media ci si è rassegnati a conclusioni di questo tipo. E anche nel dibattito ci si è rassegnati a conclusioni di questo tipo. No, occorre responsabilità. Responsabilità di fronte all'ambiente. Pensiamo che la pandemia dipende anche tantissimo da come abbiamo trattato l'ambiente. E qui ci sono tante piccole responsabilità che noi possiamo evocare. Pensiamo quando stiamo a casa, quando lasciamo i rubinetti dell'acqua troppo aperti. Oppure quando abusiamo magari degli strumenti tecnologici che abbiamo, inquinando. Responsabilità verso gli altri, responsabilità verso le istituzioni. Allora, questa parola responsabilità, io vi dico, è stata molto presente all'interno della nostra Costituzione. Tant'è che vengo alla prima parte, diciamo, dal primo periodo del mio titolo, diritti e doveri come lati di una stessa medaglia. E allora io voglio portare la riflessione su questo aspetto, perché oggi è molto il tempo dei diritti e poco il tempo dei doveri. E allora inizio subito così, un grande filosofo del diritto, Norberto Bobbio, diceva che i nostri diritti non sono che altro, non sono altro i nostri diritti, che doveri degli altri nei nostri confronti. I diritti non sono altro che doveri degli altri nei nostri confronti. E facciamo una... forse non ci abbiamo mai pensato, ma io ogni volta che dico ho un diritto, dico un dovere di qualcun altro. Dovere di qualcun altro. Facciamo l'esempio, per esempio, del diritto, uno dei diritti più invocati, il diritto di proprietà. Beh, Rousseau dice che questo è il terribile diritto, lo chiama, perché tutti, dice, tutti i mali dell'uomo sono nati quando una persona ha recintato un terreno e ha detto questo è mio. Da qui sono nate tutte le guerre, Rousseau, no? Terribile diritto. Ma cosa voleva dire? Voleva dire che se io recintavo un terreno c'era l'obbligo per gli altri di non entrarci. Se io dico questa penna è mia,
dell'obbligo degli altri di non sottrarmela, capite? Quindi ogni lo stesso è il mio diritto di parlare in questo momento, cioè il dovere di non essere interrotto da parte degli altri, eccetera, eccetera. Sembra evidente, ma spesso, troppo spesso, noi non ci pensiamo. E forse non è un caso, non è un caso. C'è una ragione. Io spesso sento, per esempio, anche i ragazzi, per i più giovani, dire io ho il diritto di uscire, ho il diritto di divertirmi, ho il diritto di giocare. Cioè viene evocato continuamente il diritto, però c'è un contrasto con i genitori, dice, ma io ho il diritto di... Difficilmente li sento dire io ho il dovere di studiare, io ho il dovere di aiutare a casa, eccetera, eccetera, no? Perché è così? Beh, non c'è poco da dire, i diritti, permettetemi questo termine, sono sexy, i diritti sono sexy, hanno appeal. Noi ci troviamo subito schierati a favore dei diritti, no? Ci schierano, ci attirano subito dalla loro parte. E i doveri non appaiono così, i doveri sembrano tristi, sembra qualcosa di pesante, no? Anche nel linguaggio quotidiano, il dovere sembra qualcosa che ci tocca, ma che facciamo senza entusiasmo. E io vi invito a riflettere, perché io proprio ci ho dovuto molto riflettere nel mio lavoro, e proprio quello che vorrei dimostrarvi è che le cose non stanno così. Le cose non stanno così, non è vero che i diritti sono sexy, che i doveri sono pesanti e tristi. Non è così, questo è proprio quello che vorrei dire. E vi dico che molto spesso noi li percepiamo così perché siamo dentro un certo condizionamento culturale che ci porta a pensare così, ma non è così. Allora dobbiamo cercare di smascherarlo, e la Costituzione proprio può aiutarci a smascherarlo, perché se le cose fossero così, i doveri sarebbero sempre sconfitti. Vorremmo dire che se i diritti sono sexy, la pile ci caricano, ci trascinano, volentieri ci impegniamo in una battaglia per i diritti, difficilmente ci impegneremo in una battaglia per i doveri, vorrebbe dire che allora i doveri non dovrebbero avere spazio, per esempio, nella Costituzione. E invece la Costituzione italiana ha sì un amplissimo catalogo di diritti, ma si apre affermando il legame coi doveri. E noi lo troviamo proprio nell'articolo 2. L'articolo 2 della Repubblica dice: la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Ma poi subito dopo dice e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo è uno degli articoli più importanti della nostra Costituzione e è proprio fondativo, ogni parola non è a caso. La Repubblica riconosce i diritti, vuol dire non li crea, ma riconosce qualcosa che preesiste. Non solo come singolo, l'individualismo, ma anche nelle formazioni sociali, dove si svolge la propria personalità. Questo è importantissimo. E poi richiede l'adempimento dei doveri inderogabili. Cosa sono questi doveri? Beh, quando viene presentato questo testo, il presidente della Commissione dei 75, l'onorevole Meucci Ruini, dice: vorrei aggiungere un rilievo che era certamente nel pensiero stesso dei proponenti, i quali hanno aderito alla mia tenace insistenza perché si mettano insieme come lati inscindibili, come aspetti dei quali uno non può sceverare l'altro, i diritti e i doveri. Il segreto dell'articolo è qui. Nello stesso tempo in cui si riconoscono i diritti inviolabili della persona umana, si ricorda che vi sono doveri altrettanto imprescindibili, dei quali lo Stato chiede l'adempimento. Cioè diritti e doveri come lati di una stessa medaglia. Eppure, vi dicevo, oggi nel dibattito si sente molto più parlare di diritti che non di doveri. Un grande giurista, Stefano Rodotà, ha scritto un libro che si intitola Il diritto di avere diritti. È un libro molto interessante e praticamente lui dice: guardate che nel mondo globale viaggiano dei diritti praticamente senza terra e stanno cercando un costituzionalismo globale che li sappia accogliere. È un tema questo, scusate che ho perso, è un tema questo caldissimo, cioè, e dopo ho degli esempi molto concreti, il vento dei diritti oggi soffia fortissimo, perché non abbiamo solo più il catalogo delle costituzioni nazionali, pensateci bene,
I diritti dal dopoguerra in poi si sono espansi anche a livello sovranazionale. E qui abbiamo avuto anche costituzioni internazionali, la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, oppure sovranazionali a livello europeo, la Carta di Nizza, sono delle elencazioni di diritti che vengono riconosciuti sia a livello europeo sia a livello internazionale. E poi ci sono delle specifiche corti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Corte di Giustizia. Non c'è solo la Corte Costituzionale di cui io faccio parte che ne garantisce l'osservanza. Quindi cosa è successo? Che se fino a poco tempo fa, fino a qualche decennio fa, i diritti fondamentali erano un territorio che era custodito gelosamente dalle costituzioni, Habermas per esempio parlava di patriottismo costituzionale, si poteva parlare, oggi ci sono delle trasformazioni che determinano una spinta molto forte perché questi diritti vadano oltre i confini di ogni singola nazione. E questo è uno degli aspetti che più contraddistingue il costituzionalismo contemporaneo. Quindi le carte dei diritti sono moltiplicate, dilatate nei contenuti e la giurisprudenza delle corti arricchisce i contenuti di queste carte. Sono nati i nuovi diritti di cui sicuramente avete sentito parlare, molto spesso nati più per via giurisprudenziale che per scelte dei parlamenti, e si sono soprattutto innescati nel tronco del rispetto della vita privata intesa come autodeterminazione, l'autodeterminazione. Per esempio il diritto al matrimonio omosessuale, o ancora diritti come il diritto per una coppia omosessuale di essere genitore, che oggi col progresso tecnologico diventa possibile, sia la coppia sessuale di donne, la fecondazione eterologa, sia la coppia omosessuale di uomini attraverso la maternità surrogata, il cosiddetto utero in affitto. Cioè diventa possibile essere genitori, partecipare a un progetto di procreazione anche a coppie omosessuali. Cioè queste aspirazioni diventano realizzabili grazie all'evoluzione tecnica della scienza, e l'aspirazione viene spesso rivendicata come diritto fondamentale. O ancora pensiamo al diritto al suicidio assistito, quando oggi la scienza può tenerti in vita per un tempo indefinito. Oggi il progresso della scienza può tenere in vita una persona anche probabilmente 150-200 anni potrebbe tenerla in vita, magari con la prova, determinando un accanimento terapeutico. Ecco, sono tutte questioni delicatissime di cui la Corte Costituzionale si è anche occupata, a volte riconoscendo il diritto. Nel caso del suicidio assistito l'abbiamo riconosciuto a determinate condizioni molto particolari e molto specifiche. Altre volte abbiamo detto no, la questione è inammissibile, tocca al legislatore decidere, come per esempio sul matrimonio omosessuale oppure sul diritto a essere genitore di una coppia omosessuale. È il legislatore che deve decidere, il diritto non discende direttamente dalla Costituzione. Ma perché questo vento dei diritti soffia così forte, e perché un'analoga evoluzione non l'abbiamo avuta sui doveri allora? E allora qui vi cito un altro libro di un altro grande giurista, Luciano Violante, ha scritto questo libro proprio in replica a quello di Rodotà, e si intitola Il dovere di avere doveri. E Luciano Violante è stato un magistrato, un professore, presidente della Camera dei Deputati, e scrive questo libro in polemica con il libro di Violante. Dice: è vero, ha ragione Rodotà, scusate, senza diritti non c'è democrazia. Però lui dice: ma una democrazia senza doveri rimane in balia degli egoismi individuali e dei conflitti istituzionali. E ricorda così una frase di Aldo Moro nel periodo del terrorismo, di cui poi Aldo Moro sarà lui stesso vittima. E questa frase dice così: questo paese è stupenda, dice, questo paese non si salverà, dice Aldo Moro,
E la stagione dei diritti e delle libertà era la stagione del 68, in cui c'era stata la massima rivendicazione dei diritti, e la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere. Secondo me questa frase era veramente profetica e straordinaria. E io penso che per questo nuovo senso del dovere noi paradossalmente possiamo scoprirlo dentro la Costituzione. E qui vi faccio una premessa, cioè la Costituzione, e qui cerco di far emergere la radice culturale che ci porta a interessarsi solo dei diritti e non dei doveri, radice culturale che è contestata dalla Costituzione. Perché la Costituzione abbandona quella radice culturale prettamente individualista che aveva caratterizzato la prima stagione dei diritti, quando questi iniziano a venire alla luce nel contesto del periodo fra 600 e 800 dello scorso millennio. Erano la base nel giusnaturalismo di quell'epoca. Il giusnaturalismo del seicentesco e fino all'ottocento, dell'ottocento anche, è un giusnaturalismo molto diverso da quello medievale basato sul diritto naturale. Il giusnaturalismo seicentesco, ottocentesco, è quello che ipotizza lo stato di natura, cioè come un mondo di individui isolati, solitari, dotati di un proprium, messo dentro dalla divinità, da Grozio. Grozio diceva questo, che poi per Locke diventa la proprietà, questo è il proprium per Locke. In questa concezione l'individuo però è astratto, abstractus, cioè tirato fuori, capito? Tirato fuori da ogni connessione sociale, non c'entra più con la società. Perché questo giusnaturalismo è funzionale a giustificare i diritti della borghesia, cioè del nuovo homo economicus, che poi è tutto teso al profitto e che non ha nessuna attenzione per i diritti degli operai, dei poveri, degli esclusi. I diritti che nascono in questo periodo sono i diritti di proprietà, di iniziativa economica, di habeas corpus, direi, di vieto degli arresti legali, il diritto all'eguaglianza formale, il diritto alla libertà religiosa, alla libera espressione del pensiero, alla circolazione, alla libertà di riunione e così via. Nascono cioè diritti che sono sì preziosi, ma sono i diritti del mondo borghese, vedete? Sono essenzialmente funzionali all'edificazione dell'ordine borghese, che sarà in grado, pensate poi alla rivoluzione operaia, di creare grandi sfruttamenti della classe operaia. Ma la cosa che più mi interessa è dire che qui non c'è appunto l'uomo reale, cioè l'uomo situato dentro il contesto della società, ma un individuo astratto, appunto abstractus, cioè tirato fuori dal suo contesto storico. Cioè un individuo che in realtà non esisteva da nessuna parte, in nessun luogo. Non è questa la concezione di uomo che accoglie la nostra Costituzione. Non è questa. La Costituzione, infatti, nei suoi principi fondamentali, non riconosce, come vi ho letto nell'articolo 2, solo il primato dei diritti inviolabili dell'uomo, ma presuppone anche un legame fra la persona e la società, che si traduce in doveri di solidarietà. È bellissima l'espressione, doveri di solidarietà. Non sono più i doveri di soggezione dell'Ottocento, sono doveri di solidarietà. E che la Costituzione dice inderogabili. Così come esistono i diritti inviolabili, esistono i doveri inderogabili. E questo perché nella Costituzione non c'è l'idea che viene rifiutata di una società costituita da Robinson Crusoe, cioè da individui isolati e senza relazioni. La società del giusnaturalismo del 600 e dell'Ottocento. Non è questa la società che entra dentro la Costituzione. Una serie di Robinson Crusoe. Individuo e comunità hanno un valore proprio nella Costituzione, ma questo si realizza in maniera ottimale attraverso la reciproca correlazione. La persona ha bisogno della comunità per il pieno sviluppo della sua personalità e dall'altro canto la comunità stessa è ordinata in funzione di questa personalità che si sviluppa liberamente.
è un circolo virtuoso. Quindi c'è sì un catalogo di diritti, ma c'è anche un catalogo, che è fra i più ricchi di Europa, di diritti sociali, che non sono più i diritti del giurnaturalismo 6-800esco, cioè la proprietà, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di riunione, cioè quei diritti che si realizzano grazie alla non interferenza dello Stato. Lo Stato li rispetta nella misura in cui non interviene. No, sono diritti di un'altra categoria, di un'altra generazione, sono diritti che si realizzano grazie all'intervento della comunità. Pensate per esempio alla sanità, e torniamo alla sanità. Alla sanità, per essere garantito il diritto alla salute, richiede strutture, ospedali, richiede infermieri, richiede medici. Occorre che tutta la comunità, che lo Stato, ma tutta la comunità si mobiliti, e non uno Stato che si ritira, ma uno Stato che garantisce questi diritti. Quindi torniamo al segreto dell'articolo 2. Diritti e doveri come lati inscindibili di una stessa medaglia. I diritti costano. Sembra quasi dissacrante dirlo, vedete, ma è una verità di cui sarebbe ipocrita non tenere conto. I diritti costano, cioè i diritti per essere garantiti richiedono enormi quantità di risorse. Io nella Corte Costituzionale, noi facciamo dei podcast, voi potete andare a sentirli sul sito della Corte Costituzionale. Tutti i giudici si sono impegnati in sviluppare un rapporto con alcune tematiche di attualità e anche con il mondo della cultura. Per esempio, adesso io ne uscirà uno che farò io con il musicista Piovani, no? Il famoso musicista, quello che ha fatto la colonna sonora di La vita è bella, eccetera, eccetera. Maestro Piovani, che lancia una provocazione sulla Costituzione e noi rispondiamo. Per esempio, io rispondo alla sua provocazione sul principio di uguaglianza e sul fatto che lui dice in carcere ci stanno sempre solo i poveri e i ricchi non ci stanno mai, come mai? Ecco, domande di questo tipo, no? Quindi con Monica Guaritore, Amato, cioè tutta una serie di cose molto interessanti che secondo me sul sito della Corte potete incominciare a trovare. Questa cosa dei podcast che può essere molto utile veramente, perché il livello culturale e di interesse è molto alto. Beh, allora dicevo, costano i diritti, non solo il diritto alla salute, come vi ho detto, la sanità, pensate agli ospedali, i medici, il diritto all'istruzione, occorrono insegnanti, scuole, costa il diritto all'istruzione, no? Ma anche i diritti più tradizionali, la proprietà. Cosa sarebbe la proprietà se non ci fossero le forze di polizia o i tribunali, per esempio? Anche questo è un costo. Quindi tutti i diritti costano. Ma dove le troviamo le risorse per far garantire questi diritti? Capite? Queste sono le domande che dobbiamo porci. Dove li troviamo le risorse per dire la sanità deve curare tutti? Va bene, ma le risorse dove le troviamo? Allora qui entra in campo i doveri, per esempio il dovere tributario. L'articolo 53 della Costituzione dice: tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche, tutti sono tenuti a pagare le imposte, per esempio, il dovere. Ma vado ancora più in là, pensate cosa sarebbe una società dove nessuno lavorasse. Provate a fare uno sforzo di immaginazione e immaginate una società dove i contadini non coltivassero la terra, dove i fornai non si alzassero anche di notte per andare a infornare il pane. Cosa sarebbe una società dove gli operai non andassero in fabbrica, dove ognuno si sottraesse ai propri doveri? Capite, l'articolo 4 della Costituzione dice: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per cui che rendano effettivo questo diritto. Ma poi dice: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ha il dovere ogni cittadino di compiere,
E dentro questo lavoro interessantissimo dice solo, non parla solo del progresso materiale, quindi i contadini, gli operai, i fornai che ho citato prima, ma dentro c'è anche per esempio il poeta, al progresso spirituale della società. Dante ha creato un progresso spirituale della società. Ma pensiamo se Dante non si fosse preso la briga di scrivere la Divina Commedia, non avesse voluto esercitare questo suo lavoro, questo suo dovere. In questo caso, come sarebbe meno bello il mondo in cui viviamo, capito? I doveri. Pensate a una società dove i pubblici impiegati non rispettassero le leggi. L'articolo 52 della Costituzione parla del dovere di rispettare le leggi. Sarebbe un caos, sarebbe un paese bloccato. Non ci sarebbe posto per i diritti che rivendichiamo. E ora vengo alla conclusione. Spero, attraverso questo excursus, di avervi fatto cambiare opinione. E vengo alla conclusione. I doveri non sono un limite alla libertà, ma un modo per realizzarla, perché attengono alla responsabilità. La radice di responsabilità deriva dal latino responsus, che è participio passato del verbo rispondere, disporre. Noi possiamo decidere di essere uomini che rispondono o di essere uomini sordi e muti, che non sentono e che non dicono mai eccomi. Quell'eccomi che vuol dire non rassegnarsi a vivere nel deserto, a non diventare abitatore del deserto. È un eccomi che permette di non diventare abitatore del deserto. È l'eccomi di Dante, capito? È l'eccomi dell'operaio che ogni mattina va al lavoro. È l'eccomi del fornaio, è l'eccomi del contadino che rende vera la nostra società. E fra l'altro è solo dicendo questo eccomi che noi scopriamo il nostro valore e le nostre potenzialità. Se noi rivendichiamo diritti e non diciamo mai questo eccomi, non capiremo mai che contributo possiamo dare al mondo. Quindi i doveri, allora vengo alla conclusione, non sono tristi, i doveri non sono tristi. E se in fondo li pensiamo così tristi, è perché siamo astratti noi, cioè tirati fuori. Se invece siamo concreti, capiamo che ci permettono di realizzarci e di scoprire il nostro vero volto di uomini. Penso a me stesso, permettetemi questa chiusura. Penso che con le imposte che ho pagato concorra a creare posti letto negli ospedali. Penso che facendo seriamente il mio lavoro di giudice, forse avrò permesso a qualcuno di credere nella giustizia. Penso che avendo fatto seriamente il mio lavoro di professore, qualche allievo mi ricorderà con stima nella sua vita e magari seminerà qualcosa dentro la società. Credete che questo non è poco e forse i diritti, i doveri, da questo punto di vista sono più sexy dei diritti. Questo, secondo me, può essere quel nuovo senso del dovere di cui parlava Aldo Moro, questo che in fondo reperiamo dentro la Costituzione e che può aiutare il nostro paese a risorgere. Io mi fermo qui e aspetto le vostre domande. Allora, ringraziamo il professor Antonini per la sua relazione. Sono già arrivate delle domande, prego il professor Mereghetti di rivolgerle al relatore. Allora, vi è una domanda, siccome tu hai toccato il problema dei nuovi diritti, una domanda che dice, ma come si può stabilire un nuovo diritto? Cioè la Corte Costituzionale come fa a giudicare diritti che fino a 20 anni, 30 anni fa non erano nemmeno pensabili, non erano specificati nella Costituzione? Rispondo subito o le raccogliamo? Come preferite? No, le sto raccogliendo e tu rispondi subito. Ah, questa è una bellissima domanda e chiaramente occorrerebbe una lezione dedicata solo a questo argomento. Io devo essere estremamente sintetico. Qui vi faccio un esempio che può essere utile. Si deve tenere conto dell'evoluzione sociale, capite? Per esempio, una volta
l'adulterio femminile era punito più gravemente dell'adulterio maschile. Addirittura per l'adulterio femminile era un reato, era considerato. E la Corte Costituzionale, in una delle prime sentenze, aveva detto che andava bene. Quando la questione è ritornata nel 68, mi sembra, la Corte Costituzionale ha detto no, è illegittimo, perché vale la parità fra uomo e donna, non ha nessun senso. Mentre la prima volta aveva detto è a tutela dell'unità della famiglia, perché la Costituzione parla dell'unità nell'articolo dedicato alla famiglia, si preoccupa dell'unità della famiglia. Quando era arrivata la prima volta, negli anni, primi anni 60, aveva detto serve a tutelare l'unità della famiglia. Dopo, nel 68, quando ritorna e dice no, è assolutamente illegittima, dice proprio, anzi, questa disuguaglianza è quella che va contro proprio l'unità della famiglia, perché discrimina l'uomo rispetto alla donna, permette all'uomo comportamenti che vanno a danno dell'unità della famiglia. E quindi l'evoluzione sociale, l'evoluzione dei tempi, i nuovi diritti nascono anche dalla contestualizzazione. Vi ho fatto l'esempio del suicidio assistito. 10 anni fa non c'erano le possibilità di tenere in vita una persona per un tempo così lungo come ci sarebbero oggi, ad esempio. Oggi il mio rettore mi dice guarda che la medicina, che è un medico, uno scienziato, la medicina può tenere in vita indefinitivamente una persona. E capite che questo crea dei problemi nuovi in termini di ma è giusto tenere in vita così una persona o non è necessario invece che la malattia faccia il suo corso a un certo punto, possa fare il suo corso, perché la malattia, la medicina potrebbe tenere in vita in eterno quasi, e allora capite che qui si pone un problema di io posso chiedere di interrompere il trattamento vitale che mi tiene in vita, perché altrimenti questo potrebbe andare avanti all'infinito. Problema, dico, che 10 anni fa non si poteva perché 15 anni fa la medicina non aveva questa potenzialità. Però la domanda è giusta perché i nuovi diritti non possono essere mai creati a prescindere dalla Costituzione. Ad esempio, la Corte Costituzionale ha stigmatizzato severamente la maternità surrogata. Cioè la maternità surrogata vuol dire due persone che prendono una donna in affitto, capite? E quindi decidono di concepire, fanno impiantare il seme di uno dei due e l'ovulo magari ricevuto da un usano diciamo della maternità surrogata per un progetto di concepimento. Adesso non entro nel merito del dettaglio di come può avvenire perché le soluzioni sono diverse. Posso impiantare un ovulo già fecondato, ad esempio, no? Per esempio, dentro l'utero di una donna che si dichiara disponibile mettendolo in affitto, mettendo il suo corpo in affitto, cioè dietro un corrispettivo. Ecco, la Corte Costituzionale ha detto, guarda, mentre altre corti costituzionali hanno detto questo va bene, la Corte Costituzionale italiana noi abbiamo detto no, questo è contro la dignità della donna, lede radicalmente la dignità della donna, una cosa di questo tipo. E quindi abbiamo detto non c'è un diritto alla genitorialità che può affermarsi a discapito così gravemente della dignità della donna, che diventa, capite, il soggetto che porta in grembo un figlio per 9 mesi, poi lo deve dare ad altri, in teoria senza poterlo rivendicare. Senza che a un certo punto senta che questo lo sente come suo, dice questo voglio che... chi è il genitore qui dentro, capite? Quello che ha concepito il progetto o quello che ha portato in grembo? Cioè genitore intenzionale o genitore biologico? La Corte Costituzionale ha detto che in questo caso non c'è un diritto alla genitorialità, perché dal contesto della Costituzione non è in grado, leggendo anche gli altri articoli della Costituzione, di potesse enucleare un vero e proprio diritto. E quindi ha detto non c'è il diritto, però ha detto allo stesso tempo bisogna che il legislatore, una volta che questo sia venuto al mondo, magari nascendo, no anzi solo nascendo in ordinamento dove questo è previsto
lo troviamo in Italia, un bambino nato da una coppia omosessuale che ha fatto ricorso alla fecondazione eterologa, adesso però ci dobbiamo porre il problema dei diritti di questo bambino che esiste, non possiamo far finta che non esiste. Qui il legislatore deve intervenire per trovare soluzioni adeguate. Quindi i nuovi diritti nascono sempre all'interno di un bilanciamento, bilanciando la pretesa che viene portata alla nostra attenzione con tutto il complesso sistematico degli altri diritti e degli altri doveri, capite? E anche degli altri doveri. E a un certo punto si può capire se questo bilanciamento consente di enucleare il nuovo diritto oppure no. Ad esempio, il diritto, la Corte Costituzionale ha detto, il diritto alla casa è un diritto inviolabile. E questo è un diritto che non è scritto nella Costituzione, che è stato creato in via giurisprudenziale, però interpretando sistematicamente la Costituzione si è detto che era il tempo, era maturo per dire che questo è un diritto inviolabile. In riferimento a quello che stai dicendo, un ragazzo chiede: ma se esiste un diritto al lavoro, può esistere anche un diritto ad aver figli? Se fosse vero ciò, tutte le forme alternative di procreazione verrebbero sdoganate. Il nesso c'è, cioè, il diritto e dovere al lavoro, E anche qui c'è diritto a essere genitori come c'è il dovere di essere genitori. Anche qui sono i dati in una stessa medaglia, perché essere comunque genitori implica una serie di doveri nei confronti dei figli. Non si possono sdoganare tutte le tecniche di procreazione. Noi abbiamo detto, la Corte Costituzionale ha detto, tocca al legislatore farlo casomai, ma non possiamo farlo direttamente noi come Corte. Alcune le abbiamo sdoganate, come per esempio nel caso della fecondazione eterologa, però sempre fra uomo e donna, sempre fra uomo e donna. E quella della Corte Costituzionale che l'ha sdoganata, ma per esempio invece la maternità surrogata non è mai stata sdoganata, come nello stesso tempo anche la fecondazione eterologa richiesta da una coppia omosessuale, la Corte Costituzionale ha detto spetta al legislatore deciderlo, non c'è un diritto ricavabile direttamente dalla Costituzione. Questo sempre all'interno di un bilanciamento, perché si è detto la legge italiana sulla fecondazione assistita, quindi, ha come paradigma un uomo e una donna, e quindi questo paradigma il legislatore può legittimamente assumerlo, come potrebbe anche cambiarlo e prendere come paradigma anche le coppie omosessuali. Non l'ha fatto, questo non averlo fatto al momento non è incostituzionale. Questa è stata la posizione che ha deciso la Corte. Anche qui, capite, è sempre un'operazione di bilanciamenti, cioè la giustizia costituzionale, il mio lavoro, è fatto essenzialmente da bilanciamenti fra diritti, volendo evitare che ci sia sempre un valore che diventi tiranno. Cioè la Costituzione è una convivenza di punti di vista e deve sempre impedire, per come è strutturata, e in questo riflette anche la sua origine. La Costituzione è stata approvata all'unanimità, vedete, da gente che era divisissima. La Costituzione rappresenta la Costituzione di tutti, è stata. E ha questa grande forza di permettere la convivenza di tanti punti di vista, evitando che ci siano punti di vista che diventino tiranni, possiamo dire. Capite? Che quando un punto di vista diventa tiranno, vuol dire che c'è una ubris sotto, in qualche modo violenta, che tende a farlo affermare a scapito di altri. Invece i valori convivono, diciamo, devono convivere. C'è sempre un punto di vista che tu puoi considerare. E questa appunto è la tecnica del bilanciamento. Allora, raccolgo un po' di domande sul diritto, il diritto allo studio e all'educazione. Un ragazzo chiede: il diritto allo studio
come può essere garantito a studenti che abitano in zone depresse con una offerta formativa scarsa, eppure sono cittadini italiani come noi, però con disuguaglianze socioculturali? Seconda domanda, sempre sulla scuola. Con numeri bassi di alunni si sopprimono certe classi. Capita anche che un'alunna che frequenta il primo anno di liceo coreutico a metà anno le viene detto che deve cambiare scuola perché non sarà attiva la classe seconda il prossimo anno. In questo caso viene tolto il diritto allo studio. Scusa, non ho capito la penultima domanda. Cioè, praticamente quando vengono soppresse delle classi perché non c'è il numero, e allora alcuni ragazzi sono costretti, frequentano un anno in una scuola, l'anno dopo sono costretti ad andare da un'altra parte. Che diritto è questo? Non è più un diritto, punto di domanda. E invece l'ultima era, scusa? No, è questa della soppressione delle classi. La prima invece era gli alunni che frequentano la scuola in zone depresse con una forma, con offerta formativa scarsa. Quindi il diritto sembra di venir meno. No, sono domande importanti. Ecco, qui potremmo dire che il diritto dal punto di vista formale non viene meno, forse viene ridotto dal punto di vista sostanziale. Cioè, qui bisogna distinguere il problema dell'eguaglianza formale e dell'eguaglianza sostanziale. E di fatto tutti e due dal punto di vista di fronte alla legge hanno il diritto di andare a scuola. È chiaro che uno va in una scuola che funziona, un altro va in una scuola che non funziona o che funziona poco. Vabbè, qui ci sono degli standard a livello statale che permettono che non si vada oltre, diciamo, quella soglia minima che impedisce di dire qui non c'è più il diritto, evidentemente. Cioè, se un professore in queste scuole dove l'offerta formativa è bassa non venisse mai a scuola, chiaramente lì si potrebbe dubitare che sia garantito il diritto all'istruzione. Qui c'è un margine di tolleranza, c'è un margine di tollerabilità dei diritti che è inevitabile anche alla luce del fatto che le risorse non sono infinite. Capite? Un conto è dire io non ti curo e ti faccio morire. Un conto è dire ti do un'istruzione che magari non è la stessa che do un altro. Sul piatto la giustizia è sempre piatti della bilancia, capite? E sul piatto della bilancia ci sono ipotesi diverse. Quindi è chiaro che in un mondo ideale ci dovrebbe essere un'eguaglianza anche sostanziale realizzata. Ma l'eguaglianza sostanziale, che è l'articolo 3, secondo comma della Costituzione, è un obiettivo che la nostra Repubblica si propone, un obiettivo, ci vorrà del tempo per raggiungerlo, ci vorranno le condizioni, bisogna fare di tutto per raggiungerlo, però nel momento è anche inevitabile che ci siano delle differenze. L'importante è che tali differenze non superino una certa soglia oltre la quale, cioè, se vengono soppresse le classi, dico, e devi ritrovarti in un'altra classe che non è la tua, non possiamo dire che non è garantito il diritto all'istruzione. Avrai un disagio, però il diritto è garantito. Un conto che ti chiudessero la porta e dice tu non hai più una scuola. Tu dici, hai la scuola dall'altra parte, capito? Ce l'hai. Se dicesse non hai più una scuola, allora sarebbe diverso, non sarebbe violato il diritto. Vi è una domanda sul il dovere al voto, perché il ragazzo dice negli ultimi anni sempre più persone non si recano al voto. Secondo lei
chiede al ragazzo che tipo di politica bisognerebbe fare perché questo dovere al voto diventi effettivamente dovere al voto? Beh, il fatto che ci sia una disaffezione al voto, diciamo, e qui tanti pensino, è tante volte una forma di reazione alla lontananza della politica rispetto ai problemi reali delle persone. E da questo punto di vista occorre che la politica torni a essere in grado di intercettare i veri bisogni della gente. È solo così che si tornerà a un livello di partecipazione democratica alto. Teniamo conto che l'Italia ha sempre avuto storicamente un livello alto rispetto ad altri paesi di partecipazione al voto. È solo ultimamente, negli ultimi anni, che anche in Italia si è manifestato questo fenomeno della scarsa partecipazione elettorale. Evidentemente il nesso è sempre un nesso con la qualità della politica, e la qualità della politica dipende da tanti problemi, che possono essere il sistema elettorale, la storia di un paese, come sono andate le cose, la selezione della classe politica. Sono tutti problemi veramente grandi. Io penso che ci sia oggi come mai sia necessario capire dove stanno i reali problemi della gente e quali sono anche i fenomeni epocali che si stanno verificando. Per esempio, un grande fenomeno epocale è l'aumento della diseguaglianza. Se una narrazione politica non riesce a intercettare questo aumento delle diseguaglianze con i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, e io penso che è chiaro che ci sarà un allontanamento dal voto. È importante capire quali sono veramente i cambiamenti epocali che stiamo attraversando e cercare di creare una narrazione politica in grado di rispondere a questi cambiamenti epocali. Allora, ci sono ancora tante domande. Allora, vi è una domanda che riguarda il problema delle carceri, che il ragazzo dice: nel nostro paese il carcere è tacciato di essere un mezzo utilizzato inappropriatamente per far rispettare i doveri al cittadino. Spesso si sentono e si leggono storie di violenza. Considerato che il tasso di recidività di ex detenuto è pari al 68%, secondo lei come si potrebbe migliorare questo aspetto? Beh, la nostra Costituzione dice che la pena deve avere una funzione rieducativa, e da quello che dice il ragazzo che ha fatto la domanda è evidente che tante volte non è così, e tante volte il carcere, anziché rieducare, educa a maggiore criminalità, e questo è molto grave. Esistono esperienze di lavoro in carcere portate avanti da soggetti del terzo settore che hanno dato risultati straordinari. Quando un detenuto viene fatto lavorare, io per esempio sono andato, noi come Corte Costituzionale abbiamo fatto una visita nelle carceri, cioè siamo voluti uscire, diciamo, dal palazzo per andare a vedere qual era la situazione in cui versavano i carcerati. E ho visto esperienze straordinarie, ti trovi di fronte innanzitutto delle persone e poi anche, ne parlo tra l'altro nel podcast che ho fatto con Piovani, parlo anche di questo problema. E poi dicevo anche esperienze straordinarie che dimostrano quando il carcere non diventa solo un carattere, diciamo, cioè un luogo dove non si sa come impegnare il tempo, ma diventa una possibilità anche lì di un'assunzione di responsabilità, no? Mi viene data la possibilità di un'assunzione di responsabilità, per esempio svolgendo un lavoro. Ho visto per esempio nel carcere di Padova esperienze straordinarie e anche la documentazione di un drastico calo della recidiva, quindi con un vantaggio sia per la sicurezza e sia anche dal punto di vista economico per lo Stato, perché comunque se una persona si reinserisce diventa un soggetto che lavora, che paga le tasse e che concorre a produrre il PIL del paese.
quindi ne guadagnano tutti. Se il carcere diventa veramente uno strumento di rieducazione piuttosto che uno strumento dove le persone vengono lasciate a marcire, come si dice. Vi sono alcune domande che ripropongono la questione su cui avevi iniziato, cioè come si fa a dire che sono effettivamente diritti quelli che vivono in Italia. Queste domande sostanzialmente pongono questa obiezione. Primo, il condizionamento economico. Cioè il condizionamento economico che esiste, come può fare in modo che si parli effettivamente di diritti? Il secondo livello della domanda è come facciamo a dire che c'è una sovranità popolare quando nessun paese dell'Eurozona ha fatto un referendum per chiedere ai cittadini se fossero d'accordo sulle decisioni che stanno prendendo. Terzo tipo di domande è come si fa a parlare di diritti e di doveri quando alcune volte chi comanda, chi ha responsabilità, mostra di avere poca sensibilità verso i diritti dei cittadini. E poi c'è una domanda, diciamo, radicale che chiede: ma secondo lei la pandemia provocherà un cambiamento radicale all'interno dell'esercizio dei diritti? Sono tutte domande abbastanza ampie, evidentemente, come provocazione, come risposta. Ma magari dall'ultima, io credo che la pandemia che determinerà un cambiamento radicale nella percezione dei doveri, cioè questo è più che dei diritti, dei doveri. Cioè, facevo l'esempio, per esempio, del rapporto con l'ambiente. È chiaro che questa pandemia dimostra come non si può rivedere il rapporto con l'ambiente, cioè non è un caso che tutte le politiche di tutti gli stati prevedano la cosiddetta rivoluzione verde, no? Perché vuol dire che si è assunto la consapevolezza che il rapporto con l'ambiente, che l'ambiente non puoi continuare a sfruttare ad libitum, pensando che questo non abbia conseguenze. E il rapporto con l'ambiente viene qualificato da tanti come un dovere, non c'è solo il diritto all'ambiente, ma c'è anche il dovere del rapporto corretto con l'ambiente. Io credo che la pandemia cambierà probabilmente anche la percezione dei doveri, per questo ho voluto fare questa lezione riprendendo il tema dei diritti e dei doveri. Più che dei diritti, che allora noi dobbiamo stare attenti perché non dobbiamo fare assembramenti, eccetera, ma questo implica anche, per esempio, il nostro dovere di non contagiare delle altre persone, capite? Cioè, se io divento un fattore di contagio per altri, posso diventare un potenziale assassino, possa essere la causa della morte di un anziano o di un malato grave, di un padre di famiglia malato di Covid. Io ho avuto il Covid, sono stato in ospedale e avevo al mio fianco un colonnello dei carabinieri, padre di famiglia, che stava rischiando di morire per il Covid, capite? Quindi dici, stai attento a una limitazione nelle mie libertà, sì, ma hai anche il dovere di evitare che il padre di famiglia non muoia. E tocca un po', e certamente tocca agli ospedali che lo curino, ma tocca anche a te che stai attento e ti assumi un senso di responsabilità perché sei dentro un contesto. L'essere dentro un contesto, credo che la pandemia lo stia facendo emergere. Se io non pago le tasse, e poi dopo come faccio a lamentarmi che non ci sono i posti negli ospedali? Perché anche con le mie tasse che si pagano i posti letto negli ospedali. Quindi io credo che da un lato, sì, dovremmo stare più attenti all'esercizio dei diritti e c'è il rischio che vengano
soffocati. Pensa al diritto al lavoro di tanta gente che in questo momento, per effetto delle restrizioni della pandemia, non può più lavorare e ha diritto a ristori, evidentemente pubblici, ma penso anche al senso dei doveri che dobbiamo riscoprire. E questo dipende anche tanto, tanto dipende tanto da noi. E le altre domande, una era, mi sembra, sull'Europa, no? Sì, una era sull'Europa. L'Europa, guardate, non è solo questione di referendum, cioè non è solo quei referendum che si decidono le grandi questioni. I referendum tante volte sono troppo categorici, sì o no, dentro o fuori, ma tante volte i problemi sono molto più complessi e richiedono la cosiddetta democrazia rappresentativa. Comunque noi votiamo per il Parlamento europeo, votiamo per i governi nazionali e tutti questi concorrono anche a una certa configurazione del contesto europeo. Cioè non è semplicemente la domanda o dentro o fuori che risolve le cose, tante volte i problemi sono complessi e vanno affrontati secondo tutte le sfumature che il problema richiede, che un affronto troppo secco, sì o no, non basterebbe a rappresentare. Cioè, nelle democrazie moderne, la democrazia diretta spesso non è all'altezza della complessità dei problemi. Dico, quindi non vuol dire che se un certo sistema organizzativo non è passato attraverso un referendum, allora non è valido. Non è detto, perché comunque se è arrivato lì grazie a persone che noi abbiamo eletto, votato, eccetera, eccetera, anche se non c'è stato nessun referendum. Quanto alle compatibilità economiche, forse ho già risposto con la prima risposta. C'è un ragazzo che torna sulla tua sulla risposta che hai dato alla prima domanda. Cioè, come si fa a parlare di diritti e doveri effettivamente inalienabili? Dice, ma non è che cambiano e quindi da un certo punto di vista deve cambiare la Costituzione? Perché se cambiano nel tempo vuol dire che questo urge un cambiamento della Costituzione? Punto di domanda. Questa è la bella domanda, perché all'interno del dibattito costituente americano si pone questa domanda, in cui si dice sì, ma gli uomini che decidono il contenuto della Costituzione, e poi a un certo punto la Costituzione, loro non ci sono più, la Costituzione rimane. La Costituzione americana è stata decisa nel 1700 e passa. E quindi cosa succede? I morti governano i vivi, questa è la grande obiezione. E la risposta dentro questo straordinario dibattito, che è il cosiddetto Federalist, cioè il dibattito costituente americano, fu no, non è che i morti governano i vivi, ma i morti aiutano i vivi a vivere meglio. Cioè, perché nelle costituzioni del dopoguerra sono stati positivizzati una serie di diritti che sono diritti con un carattere universale. Un grande giurista che Paolo Grossi definisce la Costituzione un grande atto di ragione. Ma questo grande atto di ragione, nella sua caratteristica di fondo, ha una portata quasi, direi, senza tempo. Poi dopo l'adattamento al tempo avviene attraverso la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che deve contestualizzare quello che dissero quelle persone che ormai non ci sono più, perché no, costituenti italiani ormai non ci sono più, ma si tratta di contestualizzare quell'atto di ragione che ancora è pienamente attuale. Ma pensate alla cosa che vi ho detto, diritti e doveri come lati di una stessa medaglia, è desueta questa cosa qui? Direi di no, capite? O i diritti compresi nella Costituzione, come il diritto alla salute. Dice la salute è un diritto un diritto fondamentale della persona e interesse della collettività. E come lo vediamo attuale oggi, nella pandemia, quanto c'è scritto nell'articolo 32. La Costituzione è stato un grande atto di ragione.
Poi dopo deve essere contestualizzata, stabilita alcuni principi essenziali dell'ordinamento, che poi dopo ha una grande capacità di adattarsi ai tempi, una grande capacità di adattarsi ai tempi, ma che continuano a mantenere una straordinaria attualità, perché era un atto di ragione che con la forza di sfidare il tempo, con la forza di sfidare il tempo. Io credo che l'armonia e la bellezza della Costituzione italiana abbia una straordinaria capacità di sfidare il tempo e che i diritti che sono affermati nella nostra Costituzione veramente costituiscano dei baluardi imprescindibili di una democrazia. Quindi io penso che siano estremamente, vanno adattati al tempo, ma guai a cancellarli, guai a cancellare la libertà di manifestazione del pensiero. Guai a cancellare la libertà personale, capite? Guai a cancellare quelle cose, il diritto di associazione. Guai a cancellare, neanche fra 10.000 anni potremmo dire che è legittimo cancellare la libertà di associazione, capite? E l'ordinamento che lo facesse fra 10.000 anni, io vi giuro che sarebbe un ordinamento autoritario, autoritario, anche fra 10.000 anni. Ci sono alcuni diritti che sono immortali, che costituiscono le basi della democrazia e non a caso noi li troviamo anche in tante altre forme filosofiche e manifestazioni di pensiero. La Costituzione è come una sintesi di cose che rimangono eterne, cioè una Costituzione che fra 100.000 anni cancellasse il diritto di associazione. Sarebbe un ordinamento che lo facesse un ordinamento non democratico. Ora io vorrei concludere ringraziando personalmente, a nome penso di tutti, il professor Antonini per la sua relazione e per la risposta alle domande così ricche, così interessanti, che penso che siano occasione anche di stimolo per un confronto tra voi ragazzi, con i vostri professori, studiando la Costituzione, questi temi. Mi permetto, se possibile, di proprio perché mi ha stimolato molto questo incontro, fare un'ulteriore provocazione leggendo un breve brano di un grande autore, di un grande personaggio che poi dirò chi è, che si domanda proprio come si riconosce ciò che è giusto. Che si chiede proprio tante domande che sono state fatte al professor Antonini sul tema dei diritti, come si riconosce ciò che è giusto. E lui dice così: nella storia gli ordinamenti giuridici sono stati quasi sempre motivati in modo religioso. Sulla base di un riferimento alla divinità si decide ciò che tra gli uomini è giusto. Contrariamente alle altre religioni, il cristianesimo non ha mai imposto allo Stato e alla società un diritto rivelato, un ordinamento giuridico derivante da una rivelazione. Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto. Ha rimandato all'armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un'armonia che però presuppone l'essere ambedue le sfere fondate nella ragione creatrice di Dio. Mi sembra che questo documento, questo testo, fu pronunciato da Benedetto XVI il 23 settembre al Parlamento tedesco. Mi sembra che sia un'ulteriore provocazione a quel grande atto di ragione contestualizzato che ci diceva adesso il professor Antonini. Ciò che è giusto, l'uomo deve riconoscerlo sempre nella relazione tra natura e ragione. Tra natura e ragione, dentro tutte le evoluzioni. Mi permetto, anch'io, visto che il tema è giuridico e filosofico, di porre questa ulteriore provocazione. Come avviso, ricordo, siccome altri nella chat hanno chiesto, l'attestato delle frequenze verrà consegnato alla fine del corso, quindi abbiamo ancora due lezioni, mandando i dati anagrafici alla mail maturandi@portofranco.org,
E ricordo l'ultimo, il prossimo incontro, che è il 22 di marzo, parleremo di letteratura. Una cosa si salva sull'orrore, la letteratura del Novecento dentro la crisi, con il professor Valerio Capasa. Ringraziando tutti per la partecipazione, in particolare il professor Antonini, vi auguro a tutti buona serata. Grazie a tutti, ciao.